Dove sono Bert e Tom? Il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera. E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò, volò sulla strada? Musica e canto affidati a Francesco Anichini, flauto, Alessandro Gonfiantini, chitarra, Luciano Vannucci, tastiere e Maria Celeste, voce, l'Associazione Amici di Groppoli ha proposto una serata letteraria alla libreria Lo Spazio di Via dell'Ospizio. Dall'Arno a Spoon River, Edgar Lee Master e Dante, con la colonna sonora di Fabrizio De André. E qui ci sono tutte le cose di questa sera. Dall'Arno a Spoon River, perché abbiamo fatto delle ricerche per cui, naturalmente, del Dante Alighieri ci si libera male, anche quando siamo al di là dell'oceano, anche quando siamo degli americani borghesi che si parla delle nostre cose. Il tema della serata dunque è stata una rivisitazione della celeberrima antologia di Spoon River del poeta statunitense Edgar Lee Masters nella versione del famoso album di Fabrizio De André Non al denaro, non all'amore nel cielo. Il tutto è rapporto a personaggi della Divina Commedia. Due opere dall'analoga tripartizione scatologica Inferno, Purgatorio e Paradiso che in Spoon River vedono raggruppati da un lato personaggi la cui vita è segnata dalla perdizione e dall'altro quelli che dalla colpa trovarono riscatto. Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom, Charlie? L'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il rissoso? Tutti dormono sulla collina. Uno trapassò in una febbre. Uno fu arso nella miniera, uno fu ucciso in rissa, uno morì in prigione e uno cadde da un ponte lavorando per i suoi cari. Ma tutti dormono sulla collina.